vero, all'imprenditore artistica non è vero, alla cultura non è vero, invece ti fanno il pingo. Sapete cos'è il pingo? È un giochino molto stronzo, dove la gente spera di vincere 3, 4 euro, addirittura, e passa tutto il pomeriggio come un robottino a mettere le disponibili tutte i numeri. Allora, anche noi abbiamo il nostro bingo, giusto? Mi distribuiranno le cartelle. Allora, portico dell'estrazione del primo numero, siete pronti o non siete pronti per l'estrazione del primo numero? Allora, il primo numero è il numero... Attenzione, attenzione, è il numero 6! E il 6 lo dedichiamo al nostro... sindaco! Eccolo qui! Un sindaco da guardare negli occhi! Purtroppo gli occhi non si vedono perché dice un sacco di cazzate e la merda di proprio poco. Comunque non importa. Il prossimo numero è... chi ce l'aveva il 6? Qualcuno aveva il 6? Sì. Il prossimo numero è l'80! Serra, non reprimere! 80, la paura! La valetta di volta è disegno, accuratamente disegnato dal nostro grafico Andrea, e anche questo verrà lasciato in ricordo alla cittadinanza. Poi c'è la tombola, non vi ho detto il premio finale è il prosciutto del sogno, infatti gli abbiamo tagliato la gamba e ve la regaliamo. Il numero senso esperto sulla ruota della luna è il numero 7. Il numero 7 è dedicato a un famosissimo uomo politico, è la mitica fantasma carica assessora alle politiche giovanili Daniela Nastri, una che sembra che non sia mai stata giovane, o che se è stata giovane è stata rinchiusa per 15 anni perché di giovane si avvicina proprio nulla. Non importa, perché il prossimo numero è un numero importantissimo, è il numero 25. Il numero 25 lo dedichiamo all'anarchico Graziano Zoni. Non so se si riesce a vedere la bellezza del Zoni con la testa blu, con le orecchini e le borse. Perché anche il Zoni fuma, ma fuma. Purtroppo fuma la massa. Bene, intanto il nostro sponsor, ovvero la società, Apollo Musei, ha deciso di intitolare questo monumento, che è un monumento alla Metrometropoli, fatto da Leonardo Dominici nel giugno 2002, e noi abbiamo voluto riporre una targa che ricordasse alla cittadinanza il fatto che questo posto è stato regalato dal nostro sindaco. Bene, abbiamo concluso questa tombola, abbiamo regalato alla città un momento ma meraviglioso, ma se questo momento fa cagare, non è colpa nostra, è che veramente...